per la Madonna, per Dio, per Gesù Cristo, per San Pietro. E San Pietro proprio chiamato da queste urla, arrabbiatissimo, dice: ma chi è questa persona che si permette questo? Il postino. E l'altra molto più semplice, rapidissima, poi la prossima settimana c'è una lunghissima, così imparate. C'è uno che deve attraversare la strada, viene dissuaso dopo vari tentativi dall'ondata del traffico, mette un piede, un auto, mette un piede, un triciclo, fa 3 metri, un ciclomotore, ritorna indietro alla fine, distrutto, vede dall'altra parte un altro, un pedone come lui, dall'altra parte della strada, e fa: mi spiega come è arrivato lei fino lì? L'altro fa: io ci sono nato qui. Ecco. Bene, doppia barzelletta di Ormino. Però Rino Tommasi, una riedizione per la barzelletta delle scarpe che ha aperto. Quella delle scarpe sarà riproposta, richiesta generale. In tutti i motel, autogrill, eccetera. Ormai la barzelletta delle scarpe fa parte della storia della letteratura italiana. Sportiva, avrebbe avuto più risalto qualche anno fa quando c'era ancora il muro di Berlino, capirete il perché. Si riferisce a un'esperienza di sportivi, atleti di Stato del cosiddetto socialismo reale, che ora è ridotto a 2 paesi, lasciando da parte l'Albania, che fa altre cose a cui pensare, che sono Cuba e la Corea del Nord. A Cuba decide Fidel Castro che è ora di difendere questo baluardo dello sport sociale, dello sport del socialismo reale, dello sport di Stato, nell'alluvione di denaro, di professionismo che oramai ha invaso tutto lo sport. Dice: noi deteniamo qualcosa, andiamo a trovare i nostri fratelli nordcoreani e creiamo quantomeno un piccolo gruppetto di fede, di religione, di culto. Prendono il loro più grande atleta e gli dicono: tu devi andare in Nord Corea e fare delle conferenze. Dice: cosa dici? Niente, tu esponi la tua situazione di sportivo, lo Stato cubano ti garantisce in cambio una tua prestazione come maestro di sport, eccetera, allenatore e anche del tuo esempio ai giovani, un salario, tu dici come la tua vita, in modo che loro capiscano che una vita può essere bella, serena, inquadrata nei nostri schemi, senza bisogno di accedere all'Eldorado pericoloso del professionismo, dello sport contagiato. Lui va e dice: però ditemi ancora, prima di andare, anzi chiede, ditemi ancora qualcosa. Dice: per esempio tu cosa guadagni? Dice: 1000 pesos cubani, benissimo. Quanti te ne vanno per mangiare? 400. Dice: per vestiti, svaghi, ma altri 300, siamo a 700, 200 per l'alloggio, ne risparmio 100 al mese. Dice: con questi 100 al mese tu risparmi per un anno, alla fine grazie alla nostra economia puoi comprarti un asinello, un bue, un piccolo appezzamento per coltivare la canna da zucchero. Tu esponi questo tuo tipo di vita che capiscano che ha una sua consistenza. Lui va a Pyongyang, c'è la riunione di tutti i grandi campioni della Corea del Nord, lui dice: io sono qua a parlare di questo sport statale, di questo socialismo reale che frequentiamo anche nello sport, e vi porto il mio esempio. E ovviamente i dirigenti cubani hanno detto: poi vai avanti nel dialogo, spiega tutto, di parole tue. Dice: vi porto il mio esempio, dice: sono assistito dallo Stato, come tutti gli sportivi del mio paese, guadagno 1000 pesos cubani al giorno, mi rendo conto che la moneta a voi non dice niente, bisogna rapportarla al suo valore assoluto, intrinseco, reale, potere d'acquisto. Io spendo circa 400 pesos per tra vestiti e cibo, circa 300 per i divertimenti, fanno 700, ne spendo un 200 per svaghi e per il tetto, soprattutto per la casa. Ne avanzano 100, li metto da parte ogni mese, a fine anno una cifra con la quale esco, constatando anche quali sono i vantaggi della nostra economia, posso comprarmi un asinello, un bue, un piccolo appezzamento per la canna da zucchero. Ma io non sono stupido, dice, io li metto da parte per 4 anni e mi compro un bel camiciotto con le maniche corte. Lunghissima, didattica, drammatica. Didattica. Luca, ma cosa ridi che non ti è piaciuta? Non l'hai capita? Non ti è piaciuta? Le ultime parole